Ciao ragazzi, proseguiamo in questa nostra passeggiata attraverso le figure retoriche del significante, quindi della forma delle parole, in particolar modo dell'ordine delle parole. Vediamo insieme oggi le ultime quattro. Ed eccole qui: l'anafora, l'epifora, l'anadiplosi e il climax. Le prime tre in realtà sono la stessa figura retorica, ragazzi, quello che cambia è soltanto un particolare. Infatti, in molti testi è difficile anche trovare questa differenza, però noi, cioè si parla sempre in molti testi di anafora. Noi oggi vogliamo andare un po' più nello specifico, essere un po' più precisi. Allora, vediamo, partiamo dall'anafora. Anafora, letteralmente parola greca che significa io vado avanti, io porto avanti. Cos'è un'anafora in un testo poetico? È una ripetizione. Nello specifico avremo un'anafora quando questa ripetizione di parola o di gruppi di parole avviene all'inizio di versi in sequenza. Vediamo che cosa ci dice Dante nell'Inferno quando il poeta si ritrova dinanzi a questa porta enorme che gli incute timore e sulla quale, la porta dell'Inferno appunto, sulla quale trova un'iscrizione. I tre versi della terzina, ricordate che lo slash significa che il verso si è chiuso, sono questi: per me si va nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, per me si va tra la perduta gente. Eccolo il gruppo sintattico ripetuto: per me, per me, che significa attraverso di me. Il poeta ha voluto sottolineare che l'attraversamento della porta farà in modo che il viaggio del poeta e la sua missione di attraversare il dolore, l'espiazione poi col purgatorio e la salvezza con il paradiso avrà inizio proprio attraverso questa porta. Questa, ragazzi, è l'anafora, che è appunto una ripetizione di parola o di gruppi di parole, ma all'inizio dei versi. L'epifora, invece, che è sempre io un porto, vero, porto, ma questa volta non anà avanti, ma epi, giù, sotto. Epifora è invece la ripetizione di parola o di gruppo sintattico, però ragazzi alla fine dei versi. Vediamo insieme. È Dante Alighieri, ma questa volta nel paradiso ad illuminarci. Nel canto di San Domenico ci dice: Domenico fu detto, ed io ne parlo, siccome dell'agricola che Cristo elesse all'orto suo per aiutarlo. Ben parve messo e famigliar di Cristo. La parola ripetuta in epifora, perché viene ripetuta alla fine di due versi, che vedete questa volta non sono contigui, quindi questa non è una condizione necessaria, il fatto che i versi siano l'uno dopo l'altro, è Cristo. Al secondo e al quarto verso è ripetuta alla fine la parola Cristo. L'anadiplosi, infine, è sempre ancora una ripetizione, ma un po' particolare. Quella parola o gruppo sintattico che noi troviamo alla fine di un verso viene ripetuta, esattamente, precisamente identica, all'inizio del verso successivo. Quindi noi avremo: ma la gloria non vedo, ci dice Leopardi, non vedo il lauro e il ferro onde rancarchi. Quindi il verso precedente, il primo, termina con non vedo, il verso successivo, ragazzi, ha inizio proprio, inizia con non vedo. In questo caso, appunto, avremo una anadiplosi. Lasciamo la ripetizione per l'ultima figura retorica che a me personalmente piace tantissimo, il climax, ovvero la gradazione. Climax in latino significa proprio gradino, è il gradino che noi saliamo. Questa gradazione può essere in salita, quindi climax ascendente, ma anche in discesa, quindi climax discendente o anche anticlimax. Ma vediamo di cosa si tratta. In realtà conosciamo già questa figura retorica, l'abbiamo più volte trovata tra le pagine del Manzoni. Il cielo, ci dice Pascoli, ingombro, tragico, disfatto. Allora, il poeta ci sta descrivendo il cielo, ci dice che è ingombro, guardate che cosa accade, come intensità nella qualità degli aggettivi. Ingombro significa pieno di nuvole. Pieno di nuvole diventa a un certo punto cupo, quindi tragico, quindi sale l'intensità del significato dell'aggettivo.
semplicemente ingombro di nuvole. Ingombro di nuvole significa cupo, significa uggioso e questa uggia ci prende l'anima, quindi il cielo passa dall'essere semplicemente ingombro a qualcosa di più forte, è per noi tragico e poi addirittura diventa fonte di disperazione, disfatto. Allora, che cosa ha fatto il Pascoli? È partito da un aggettivo di grado, di gradazione da un punto di vista del significato, di grado meno elevato, ripeto, da un punto di vista del significato, e piano piano è arrivato invece ad un aggettivo che ha un significato molto più forte. Ha creato un climax, cioè una gradazione di significato che dal basso, dal meno diciamo significativo, dal meno forte, va verso l'alto, il più forte. Ma si può verificare anche l'inverso. Guardate, D'Annunzio ci dice: romba, ride, canta. Il suono del rombo è molto più forte e anche più invasivo rispetto al suono della risata, che a sua volta è più invasiva sicuramente rispetto al suono di una melodia, di un canto. Allora questa volta siamo partiti dall'alto, quindi il significato forte del rombo, gradazione forte del rombo che è più invasivo, e siamo andati dal suono più invasivo il rombo a quello meno invasivo che è la melodia del canto. Abbiamo fatto, ragazzi, un anticlimax, cioè non siamo saliti, ma questa volta siamo scesi. Lo potremmo chiamare climax discendente o anticlimax. In realtà, dicevo, lo abbiamo già trovato nelle pagine del Manzoni. Ricordiamo insieme quel momento meraviglioso in cui Renzo, arrivato inconsapevolmente nel bosco in piena notte, preso dai tormenti e dalle allucinazioni, sta pensando di tornare indietro, vuole ritornare sui suoi passi, vuole ritornare quindi metaforicamente alla vecchia strada, ma qualcosa gli impedisce di farlo, sa che deve andare avanti. Ed allora, in quel momento in cui decide di andare avanti, ecco che arriva la mano salvifica di Dio, la divina provvidenza, che appunto lo afferra e lo accompagna perché possa proseguire nel suo viaggio di salvezza. E vi ricordate che il Manzoni descrive quel rumore che poi in effetti è diciamo il rumore dell'acqua del fiume dell'Adda, lo definisce un amico, un fratello, un salvatore. Eccolo il climax, meraviglioso questo climax, amico. Sicuramente è meno intenso rispetto alla parola fratello, dove c'è un legame molto più forte, che a sua volta è meno intenso rispetto a salvatore, che ha un significato sicuramente potente rispetto a fratello e rispetto ad amico. Bene, ragazzi, abbiamo terminato con il climax questa serie di lezioni sulle figure retoriche del significante. Spero che siano state esplicative, che per voi siano chiare e vi invito ad esercitarvi tantissimo sulle figure retoriche. Cercatele tra i versi, osservate bene le poesie perché i poeti fanno in modo che queste. I poeti fanno parlare le figure retoriche, ragazzi, dobbiamo soltanto essere noi attenti. I poeti chiedono attenzione, chiedono concentrazione a noi lettori e soprattutto sanno che se saremo attenti capiremo quel significato altro, quel significato più profondo che le parole che loro hanno sapientemente utilizzato vogliono comunicarci. Buono studio, ragazzi, e alle prossime video lezioni. Ciao!